Bentrovati. Per questo progettino ci occorre la bottiglietta che noi andremo ad usare perché ci servirà per prendere le misure, 1 metro, degli avanzi di cotone. Il mio è un cotone di media grandezza che vado a lavorare con l'uncinetto del 2,5, dei bottoncini, poi vi farò vedere la loro collocazione e degli uncinetti a punta fine che riescano perlomeno a passare nelle asoline dei bottoncini. I bottoncini sono un di più, potete anche non metterli. Per prima cosa, stabilita la bottiglietta che noi andremo a usare, andiamo a misurare il collo della bottiglia perché la nostra sarà una lavorazione a corpo. Voi prendete la vostra bottiglietta e andate a misurare la parte superiore del collo in questo modo. La mia misura all'incirca 9 centimetri, per cui la mia catenella di partenza, a prescindere dal cotone che andrò ad usare, andrà a misurare esattamente i centimetri del collo della bottiglia e in questo caso 9 centimetri. Voi stabilite la misura della vostra bottiglietta e andate a realizzare una catenella di partenza pari a quei centimetri. Prendo il filo e vado a cominciare con il mio cappietto di aggancio all'uncinetto. Questo è un punto che io di solito non conto nelle mie lavorazioni, ma mi serve soltanto da partenza. E vado a iniziare la mia catenella. Terminato la mia catenella di partenza e per la misura che mi occorre, vedete che sono all'incirca 9 centimetri, ho dovuto lavorare 22 catenelle. Voi regolatevi in base alla vostra bottiglietta. Questa è una classica bottiglina da 80 ml. La vado a misurare intorno al collo e direi che ci siamo. Vado a chiudere la catenella che ho appena realizzata in tondo. Lo giro, andiamo a lavorare un giro di maglie basse, lavorando un punto su ogni catenella disponibile. Una catenella per sostituire il primo punto basso, entro nella catenella successiva e lavoro il mio punto basso e continuo per tutto il giro. Chiudo il primo giro entrando nella prima catenella iniziale estraggo il filo e chiudo con un punto bassissimo. Nel secondo giro andremo a lavorare un punto basso, un aumento. Quindi inizio con una catenella. Vado nel punto successivo e lavoro il mio punto basso. Nel punto successivo vado ad effettuare un aumento, lavorando 2 punti bassi nello stesso punto di base. 1 e 2, un punto basso sul successivo, un aumento nel prossimo punto, 1 e 2, e continuo in questo modo per tutto il secondo giro. Chiudo il giro con un punto bassissimo sulla catenella iniziale.
Nel terzo giro andiamo a lavorare sui punti che abbiamo a disposizione, senza fare più aumenti. Io andrò a lavorare un punto alto per ogni punto. Inizio con 3 catenelle per il primo punto alto, carico il filo, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. E continuo con un punto alto per tutto il terzo giro. Sono alla fine del giro, lavoro l'ultimo punto alto e chiudo sulla prima delle 3 catenelle iniziale, entrando da sotto. Vedete? Entro da sotto, estraggo il filo e chiudo il mio giro di punti alti. Andremo a lavorare nel quarto giro un punto archetti in questo modo. Lavoro 4 catenelle, una per la maglia bassa, 3 per lo spazio dell'archetto. Salto 2 punti di base, vado nel punto successivo e lavoro un punto basso. 3 catenelle, salto 2 punti di base, vado nel successivo e lavoro un punto basso. 3 catenelle, salto 2 punti, un punto basso nel successivo e continuo per tutto questo giro. L'ultimo archetto lo lavoriamo in questo modo con una catenella, carico il filo, entro alla base della prima catenella iniziale del giro e lavoro un punto alto. In questo modo io mi ritrovo già all'apice dell'archetto dal quale ripartiremo. Nel prossimo giro andiamo a lavorare un punto a V. Lavoro 3 catenelle per la prima maglia alta, una catenella per lo spazio di separazione, carico il filo, entro nell'archetto e chiudo il punto a V con un punto alto. Tra un gruppo e l'altro non avremo catenelle di separazione, andiamo a lavorare un punto a V in ogni archetto. Carico il filo, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Una catenella di separazione, carico il filo, entro nell'archetto e chiudo il punto a V. Carico il filo, entro nell'archetto e lavoro un punto alto. Una catenella e chiudo il punto a V. E continuo in questo modo per tutto il giro. Vado a chiudere il giro sulla terza delle 3 catenelle iniziali prendendola da sotto. 1, 2 e 3. Entro da sotto e chiudo con un punto bassissimo. Una catenella, entro nell'archetto e lavoro un punto bassissimo per portarmi al centro del punto a V. 3 catenelle per sostituire il primo punto alto, una catenella di separazione, carico il filo, rientro nell'archetto e chiudo il punto a V. Carico il filo, entro nel punto a V e lavoro un punto alto. Una catenella, carico il filo, rientro nel punto a V e chiudo con un punto alto. E continuo lavorando per tutto questo giro.
Chiudiamo il sesto giro sulla terza delle 3 catenelle iniziali. Entro da sotto 1, 2 e 3, entro da sotto, estraggo il filo e chiudo. Andiamo a ripetere il quinto giro per altre 3 volte. Entro nell'archetto, lavoro un punto catenella e riparto. 3 catenelle, una catenella per lo spazio, carico il filo, entro nell'archetto e lavoro un punto alto. Carico il filo, entro nell'archetto e lavoro un punto alto. Una catenella di separazione. Carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro un punto alto. E continuo in questo modo. Terminati i 5 giri del punto V, andiamo a riprendere la lavorazione con un giro di maglie alte. Lavoriamo un punto su ogni punto disponibile, un punto in ogni spazio disponibile. Comincio con 3 catenelle per il primo punto alto, carico il filo, entro nello spazio del primo punto a V e lavoro il punto alto. Carico il filo, vado sul punto di chiusura e lavoro un punto alto. Carico il filo e vado tra uno spazio e l'altro di ogni gruppo di punto e lavoro la mia maglia alta. E continuo per tutto il giro, lavorando sui punti e negli spazi. Il giro lo chiudiamo come vi ho fatto vedere per i precedenti. Entro da sotto nella terza delle 3 catenelle iniziali e chiudo con un punto bassissimo. Vedete come con questo sistema la chiusura è praticamente invisibile, non c'è scalino, la chiusura è perfettamente in linea e non si sposta né a destra e né a sinistra. Vado a misurare sulla bottiglina che ho a disposizione. Vi ricordo che questo è un lavoro su misura, quindi lo dovrete adattare in base alla bottiglina che avete a disposizione. Ho raggiunto la lunghezza necessaria. Vado a chiudere il lavoro con un giro di maglie basse. Lavoro una catenella per la prima maglia bassa, entro nel punto successivo e vado a terminare la lavorazione lavorando un punto basso per ogni maglia alta disponibile del giro sottostante. Chiudo il giro sempre prendendo la catenella di chiusura da sotto e in quest'ultimo giro andremo a lavorare un giro di diminuzioni, lavorando un punto basso, una diminuzione, un punto basso, una diminuzione per tutto il giro. Lavoro la prima catenella per la prima maglia bassa, vado nella successiva. E lavoro un punto basso. Nella successiva estraggo il filo, estraggo il filo anche in quella dopo e lavoro il punto basso. Un punto basso, una diminuzione. Un punto basso,
una diminuzione e lavoro in questo modo per tutto il giro. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo prendendo sempre la catenella da sotto. Ecco qua. Stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo e con un colore diverso andrò a lavorare una sorta di asolina per chiudere il fondo della bottiglia. Prendo il colore verde. Faccio il mio cappietto iniziale. E vado ad agganciarmi giusto al centro dove abbiamo appena effettuato la chiusura. Entro nella maglia precedente, mi aggancio e lavoro un punto catenella. Vado a lavorare 1, 2, 3, 4, 4 punti bassi sui 4 punti successivi. Entro, estraggo e chiudo 1, 2, 3 e 4. Andiamo a lavorare adesso in giri di andata e in ritorno per la misura e i giri necessari a chiudere il fondo del nostro copribottiglia. Giro, un punto catenella, vado nel punto successivo e completo la mia riga di punti bassi. La proviamo e raggiunta l'altezza necessaria andiamo a creare con una catenella un cappio che ci servirà da gancio per fissarla al collo della bottiglia. Questa striscia deve essere la stessa altezza del corpo della bottiglia, quindi io ho terminato e vado a creare il gancio con la catenella. Vediamo quante catenelle ci vanno. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, e 20. Vediamo se 20 catenelle bastano. Sì, penso che bastino. Venti. Proviamo ad agganciare e vediamo se occorre qualche altra catenella. Ecco qua. Andiamo a sistemare i fili e mettiamo qualche piccolo abbellimento. Per il gancio a me mi sono bastate 20 catenelle. Voi regolatevi in base alla misura del collo della vostra bottiglietta. Vado a fare un giro di maglie bassissime e quindi staccherò il filo. Una catenella,
e vado a lavorare un punto bassissimo per ogni punto della catenella che ho a disposizione. Con l'uncinetto più sottile ci andiamo ad agganciare al bottoncino e lavoriamo una sorta di fiorellino tutto intorno. Vi faccio vedere più o meno come fare. Basta agganciarsi ai buchetti che ha il bottoncino. Vedete, ho fatto il mio cappietto iniziale, prendo il bottoncino e con l'uncinetto entro in uno degli occhiellini e vado ad estrarre il cappietto di aggancio. Lavoro un punto catenella e quindi faccio conto che questo bottoncino sia o la catenella iniziale o il cerchio magico, quindi vado a lavorare tutto intorno al bottoncino. Una catenella, rientro nello stesso buchino e cerco di estrarre di nuovo il filo. Voi potete entrare quante volte riuscite a passare con l'uncinetto nello stesso buchino, altrimenti basta anche una sola volta per parte e mettete più catenelle di separazione tra un punto e l'altro. Uno e due e vado nell'altro buchino. Lavoro un punto catenella, rientro. Riestraggo e chiudo. 1 e 2. In rete trovate molti tutorial su come poter lavorare intorno ai bottoncini. Io vi faccio vedere per sommi capi. Voi potete mettere gli accessori che più vi piacciono. 1 2 e vado a chiudere il giro. E possiamo usare come base per lavorare una rosellina, un fiorellino, un cuoricino. Vedete voi che cosa più vi piace. Io vado a fare un fiorellino. Allora, abbiamo chiuso il giro, lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carico due volte il filo, entro, vedete, nello spazio di una catenella tra un punto e l'altro e vado a lavorare 5 punti alti doppi. 1, 2, 3, 4 e 5. Io lavoro i punti alti doppi perché ho un cotone molto sottile. Voi regolatevi con i punti da lavorare in base alla grossezza del cotone. Lavoro 4 catenelle per chiudere il petalo, entro sempre nello spazio e chiudo con un punto bassissimo. E ho lavorato il primo petalo. Raggiungo il centro dell'archetto di 2 catenelle con e lavoro un punto basso. Vado tra i due punti che ho lavorato nella seconda asolina e lavoro un punto bassissimo. 4 catenelle, 4 punti alti doppi. 1 4, 5, non mi ricordo. 1, 2, 3, 4, 5, 1,
2, 3, 4, 5. Quattro catenelle e chiudo il mio petalo sempre alla base delle maglie alte che ho lavorato. Vado al centro dell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Vado nello spazio tra i due punti e lavoro un punto bassissimo. E ricomincio con un altro petalo. Ho lavorato anche l'ultimo petalo, mi aggancio nell'archetto successivo, lavoro il mio punto basso un punto catenella e taglio il filo. Possiamo anche lavorare un altro bottoncino oppure lasciare così con un solo. Lo andrò adesso a fissare e il nostro copribottiglia è terminato. Alla fine possiamo mettere un gancio o creare una catenella per farne una collana. Io ho preferito mettere un gancio che andrò ad appendere alla borsa. Per il gancio ho creato un occhiello di qualche catenella nella parte retrostante del lavoro, di modo che quando lo devo lavare, stacco il gancio e lavo il copri bottiglietta.